Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica, eccoci ritrovati. Io avevo annunciato che mi sarei di nuovo, come dire, esposto in video quando avrei avuto qualcosa da provare di nuovo e devo ringraziare pubblicamente Michele Lapi di Vanity Stock, che è uno store online, che mi ha spedito da provare e mi ha spedito da provare una linea che è la seguente, è la linea Gredos On My Mind. Ora mi ha subito colpito questa linea perché intanto è un sapone con il tallo, ma come vedete, tanto spagnolo, lo Jabones de Joserra, ed è in particolare proveniente dalla regione della Castiglia e Leon, come potete leggere, spero, in questa descrizione. Particolare questo sapone perché quindi qua è definito artigianale, come potete vedere, artigiano, ed è composto, oltre che da vari oli, io qui leggo l'olio di jojoba, l'olio di cocco, questo qua in spagnolo, l'olio di ricino, il latte di capra, vedete la capra, e olio di pepita de uva, che non so cosa sia, l'anolina, quindi tanti ingredienti, e poi tallo e grasso di anatra, duck fat, eccolo qua, vedete com'è particolare, no? Quindi praticamente bourbon buttercream, ecco qua, vedete il colore classico del tallovato, 125 grammi e la confezione. Allora, per l'occasione, beh, io volevo proporre questo vintage che è del 60, della secondo trimestre degli anni 60, perché non degli anni 60, degli anni 60, è un flare tip super speed della Gillette. Guardate come è ben conservato, l'avrò usato pochissime volte, fate lo sciacquo. E siccome siamo in tema di capra, di ovini, non potevo che non mostrare la nuova ciotola che ho acquistato da Elisabeth Occhi, che ringrazio anche per la velocità e la serietà la vendita, la spedizione, la velocità, fatta proprio a pecora nera. Io sono un po', no? Allora la pecora nera della rasatura, guardate qua, questa pecora nera, no? Molto ciotola, perché mi si è rotta quella che avevo e quindi avevo bisogno di una ciotola. Si impugna anche bene perché si può prendere così senza esagerare, perché ovviamente è un prodotto artigianale, quindi. Però guardate che finezza, questi dettagli, tutto fatto a mano. Firmato ovviamente Elisabeth Occhi, vedete, con il numero di serie, adesso non so che cosa sia, e questa simpaticissima testa di pecora. Allora, per montare un sapone al tallo ci vuole un pennello, secondo me un po', come dire, che si faccia rispettare. Io ho scelto l'Extro tricolore sintetico, che per il tallo va molto bene. Eccolo qua, guardate, l'ho già bagnato. Allora, cosa facciamo? Intanto andiamo a armare il rasoio. Beh, Gillette, chiama Gillette. Allora andiamo ad aprire il nostro scrigno e a prendere una confezione di Gillette Premium. Eccolo, Platinum, scusatemi, Platinum, eccole qua. Gillette Platinum, così almeno rimaniamo in casa Gillette. Chiaramente non uso quelle vintage degli anni 60, del 60, perché questo è un rasoio che adesso ha 61 anni, eh? È un rasoio che, insomma, non è proprio anziano, ma diciamo che giovane non è. Eccolo qua, vedete, super speed, perché l'obiettivo era quello di essere molto veloce con questa farfalla, flare tip, eccolo qua, guardate l'esposizione. Eccolo qua. Allora io mi sciacquo il viso. Ecco
E come in tutti i saponi al tallo, io li monto così, cioè mettendo proprio una goccia, come si diceva in tese, una stisa, una goccia proprio d'acqua calda nel sapone per una goccia, ecco, solo per dargli un minimo di morbidezza nel montaggio, nel prelievo più che nel montaggio facciamo in ciotola. Pennello umido, non bagnato, eccolo qua. Andiamo a prelevare direttamente dalla confezione di questo Gredos on my mind. Della descrizione che ho letto sul sito, su Vanity Stocco, è fruttato. Caramello salato, vaniglia e burro dolce. Questa è un po' la nota. Vediamo se. Io sento molto la vaniglia, eh? Sento molto la nota vanigliata. Intanto preleviamo questo sapone. Almeno proviamo a prelevarlo. Vediamo. Prima volta che lo uso, quindi. Non so se basti come prelievo, il pennello è l'Electrocosmesi sintetico soft, diciamo, che però si fa rispettare assolutamente. Io direi che possiamo provare già così. Poi al massimo ci adeguiamo, perché l'esperimento, d'altronde, se non fosse, se l'avessi già provato, non sarebbe un esperimento. Allora, impugniamo bene la ciotola, che ha anche qua un po' d'acqua, è rimasta proprio una goccia, e iniziamo a montare. Vedete che il sapone sta montando, qui ci vuole acqua, lascio che scaldi un attimo, ecco, vediamo se è così. Il montaggio prende ancora di più. Chiaro che con i tallovati in generale il montaggio è sempre la parte più delicata. Con un po' d'acqua, io non voglio effetti troppo densi, protezione sì, ma anche scorrevolezza, come voi ben sapete se avete seguito i miei. Con un po' d'acqua e direi che adesso il montaggio è partito in maniera decisa. Ecco qua, guardate. Riassumiamo nel pennello il sapore. Montaggio prende bene, molto molto adesivo, eh? Io continuo a sentire vaniglia, caramello lo sento un po', ma perché me lo faccio miele in mente. Provare la vaniglia, almeno per quanto riguarda, poi io non ho un naso. Con un goccino d'acqua ce la metto sul pennello, una goccia. Chiaro che qui protegge, perché tutti questi grassi, questi oli.
Bene, riposto il pennino nella ciotola, andiamo a raderci. Super speed. Eccolo qua. Grande pezzo della storia di Gillette. Barbari 3 giorni. Levetta. Molto tagliente, ma che devo dire che sarà il sapone, sarà il rasoio, ma non si sente. Poi magari mi scarnifica, eh. Attenzione sempre ai finti amici quando non si sentono le lame. Quando sembra tutto facile, tante volte non lo è. Però il taglio è netto. Qua c'è un red point vecchio, vedete? E Gillette Platinum, una lametta che io trovo molto valida ma molto tagliente, che non si scherza. Questo pezzo me lo sono fatto con una lametta in teoria molto delicata, ma che ho usato in maniera improvvida, perché delle volte quando uno vuole essere sicuro, specie quando sono le pieghe in cappa, nell'errore. No, ma questo Gillette Flare Tip Super Speed, cioè ragazzi, era un rasoietto negli anni 60, pure taglia, eh. Bene, appena andato, direi bene, non c'è praticamente più niente, ma noi facciamo il secondo passaggio. Recuperiamo il sapone. Veramente molto protettivo, devo dire. Almeno aderente, aderisce, si attacca alla pelle. Se non si dosa bene l'acqua, il rischio è quello di trovarsene troppo, però basta un po' d'acqua. Come sapone, io sento sempre l'odore di vaniglia, eh? Quindi prevale la vaniglia. Però, ripeto, io non ho un naso caramello. Se ci penso lo sento, ecco, diciamo così. Però come, scusatemi il termine che fa quasi ridere, meccanica, è veramente un tallo ovato all'altezza di tutti i grandi tallo ovati che noi abbiamo provato negli ultimi mesi. Guardate che strato. E non ho messo tanto sapone. Anche
Allora, apriamo le mani e andiamo di pelo traverso, trasverso, obliquo, come si vuol dire. Sono cose diverse, eh? L'obliquo in realtà sarebbe così. Quindi io lo traverso. Omen nomen. Così mi ha fatto notare un utente che l'obliquo è più obliquo. Vabbè, pazienza. Scorre molto bene. L'attenzione quando c'è il red point. Sciacquiamo l'olio. Questo che poi è il mio contropelo in realtà. Quindi vale la pena. Tendere un po' la pelle. Qui andiamo invece di contropelo tranquilli. Con un movimento all'arcobaleno. No? Come la curva gomito nel rally, no? Piano, perché sennò ci si fa danni. Dai, facciamo un contropelino così, tanto per. Leggero, eh? Proprio leggero. Allora, il sole deve essere ben sciacquato, via, lungo e ben disteso. Soliti spurghi, ma questo pochissima roba dovuta alla mia terapia di cardioaspirina, ma niente di che. Passano in un minuto. E abbiamo BBS. Dettagli. Peli nell'uovo. Anche se non è più Pasqua. Ecco qua. Cerchiamo bene. E vediamo un po' com'è andata, eh.
Intanto tamponiamo, come sempre, ci puliamo. Direi molto bene. Ci puliamo. Sciacquiamo anche gli attrezzi del mestiere, poi li dobbiamo fare. E come ormai mia tradizione, abitudine, anche quando non ve n'è un bisogno impellente, vado ad applicare il mio tire sui chisel all'aloe, che intanto nel caso in cui si fossero create delle infiammazioni, delle, come si dice, irritazioni, va un po' a lenire, ma io lo faccio di default ormai. Ok. Allora, iniziamo dal rasoio. Beh, questo è un grandissimo classico, eh? Questo è uno dei rasoi che ha fatto la storia. Uno dei rasoi che Gillette fa cosa, nel 60, per velocizzare, perché vedete, in un attimo, tac, via la lametta, o dentro la lametta. Adesso questa qua va nel cimitero della lametta, Gillette Platinum, tra l'altro. E quindi grande classico di casa Gillette, che andiamo anche a sciacquare bene. Ecco, consiglio per chi mi ha chiesto i rasoi vintage, quando si usano, come tutti gli altri rasoi d'altronde, sempre sciacquarli bene e sempre andare con l'asciugamano in maniera morbida a pulire, asciugare bene dentro, no? Anche soffiando, in modo che non rimanga, o meglio, rimanga meno acqua possibile. Questo è un pezzo eccezionale, secondo me, anche se è un pezzo che all'epoca valeva pochissimo, cioè non è un pezzo che non è, voglio dire, l'executive, però la testa è veramente fatta veramente bene. E lo riponiamo nella sua custodia originale, la vedete, questa versione americana. Ecco qua, con le sue lamette ancora. Gillette Flare Tip Super Speed. Grande velocità di rasatura. Il sapone, devo dire, di alta qualità, alto livello. Ringrazio ancora Michele Lapi, che me l'ha fatto provare. E sì, alto livello, perché un tallovato assolutamente con nulla da invidiare a quelli americani, con oli e essenze, cioè essenze e componenti particolari, appunto, come avevo detto prima, e anche con grassi particolari, proprio il grasso di anatra, che io non avevo mai visto. Proviamo quindi l'aftershave, che eccolo qua. Qua c'è scritto anche qua, regolamento, sempre il regolamento di questa regione, la comunità di Castiglia e León. Eccolo qua. San Sebastián del Valle, e cioè in Spagna. Qui abbiamo alcol, acqua distillata, lanolina, glicerina, proteina de seda, che non so cosa sia, cioè io purtroppo lo spagnolo non è che quasi. Comunque, aloe vera anche, quindi è anche disinfiammante. Vediamo un po' però che fragranza mi dà. Allora, qui cambia, eh? Non è come il sapone, per il mio naso.
più deciso, è più. Ha sicuramente una nota dolce, ma è più deciso, è più elegante, come. È una nota appunto per dopo barba, secondo me. Cioè, è un po' diverso dal sapone, come. Anche se probabilmente sono io che ho i miei sentori. Sente quasi una nota liquorosa. Però è fresco, non viene voglia di mettersene, no? Prendo ancora un po', mi vizio. No, no, è assolutamente una buona fragranza. Sempre con queste note di caramello, burro, burro dolce, vaniglia, fruttato, fruttato. Però noto una nota, non dico forte, ma piacevole, insomma, fragrante, ecco. Gredos, on my mind. Bene, l'ora d'apertura è andata. Io ringrazio ancora Michele per avermelo spedito, avermelo fatto provare. Lo ringrazio moltissimo e abbiamo scoperto un prodotto che, almeno io ho scoperto un prodotto che non conoscevo e spero che, insomma, l'ho interpretato, aver capito il prodotto, perché chiaramente poi ognuno di noi. Ah, ecco, il pennello che io lo trovo, dei miei preferiti, tra i Sidelice e i Cosmesi, versione però soft, che va benissimo per i saponi hard, tanto per essere chiari. Quindi un sapone, un pennello molto, molto versatile che. Vedete qua il brand di Cosmesi, molto versatile che si adatta veramente molto bene ai saponi che sono sì pasta di sapone, perché è un sapone chiaramente non duro, però il tallovato, insomma, non è un sapone morbido come alcune creme o come alcuni saponi vegetali. Grazie a tutti, buona domenica e buona barba a tutti. Ciao a tutti!